Radio Radicale, siamo con l'onorevole Osnato, presidente della Commissione Finanze, per parlare della manovra. Allora, questa notte, dopo giorni in cui ve ne hanno dette un po' di tutti i colori, vi hanno attaccato in tutti i modi, avete dato il mandato al relatore per la legge di bilancio. Allora, com'è andata al netto delle polemiche e di tutti gli attacchi che avete ricevuto? Io credo che tutto sommato, come sapevamo, la manovra nel suo impianto originario, cioè soprattutto la parte che riguarda l'attenuazione dei danni dal caro energia, insomma, è passata. Sono passate alcune importanti decisioni, quale quella della trasformazione e abolizione in alcuni casi della reddito cittadinanza, decontribuzione per le nuove assunzioni, alcuni aiuti alle famiglie, i mutui agli under 36, la possibilità di passare da mutuo variabile a mutuo a tasso fisso per le famiglie meno abbienti, insomma, tutta una serie di manovre, soprattutto di Ecco, non avete carattere fatto un sociale. favore alle banche. Non abbiamo fatto un favore alle banche, ma siamo sicuri che le banche in questi anni hanno avuto particolari situazioni favorevoli, anche contingenti, insomma, non saranno così arrabbiate, anzi capiranno la situazione dei loro correntisti, sostanzialmente dei loro clienti, più che del governo. Quindi, diciamo, la manovra sicuramente nel suo impianto globale è rimasta abbastanza coerente con quella che anche la Commissione europea aveva apprezzato e aveva in qualche modo licenziato, usiamo questo termine. Quindi tutto sommato così. Poi ci sono state delle dialettiche, ci sono state delle puntualizzazioni, ci sono state, a mio modo di vedere, esagerazioni su POS, su altre cose, ma tutto sommato, insomma, è tutto nella normale dialettica politica. Ecco, non è stato facile, insomma, lavorare in queste condizioni con questi tempi stretti, insomma, c'erano da verificare tante cose. No, non è stato facile perché era una manovra che nasceva da un governo e arrivava a un altro. Le elezioni sono state fatte in un periodo assolutamente anomalo rispetto alla normale tradizione elettorale italiana, quindi a ridosso della legge di bilancio, per l'appunto, perché c'era il decreti quater in ballo, che era molto importante e che ha, insieme alla legge di bilancio, un po' ingolfato il lavoro dei ministeri, per cui anche e soprattutto il Ministero dell'Economia e Finanze, per cui anche il lavoro dei tecnici per i pareri, per le riformulazioni è stato particolarmente difficile in questo contesto. Quindi, voglio dire, è chiaro che non è stato per niente facile e auspico e credo che non sarà la regola di questa legislatura, insomma, lavorare in queste condizioni. Guardate con fiducia, insomma, al futuro, nonostante si addensino parecchie ombre, insomma, da parte dell'Unione Europea, come per esempio ha fatto la Lagarde nei giorni scorsi. Beh, io credo che ci bisogna distinguere alcuni aspetti. Sicuramente abbiamo valutato positivamente un atteggiamento tutto sommato dialogante della Commissione europea sui temi del bilancio. Abbiamo notato che, insomma, anche sul tetto al contante, insomma, abbiamo visto che le scelte sono state abbastanza coerenti con quelle che faceva l'Italia. Abbiamo qualche dubbio su alcuni atteggiamenti della Banca Centrale riguardo tassi di interesse, perché sebbene comprendiamo, e forse abbiamo compreso anche prima di alcuni, che l'inflazione è un problema, perché ricordo che all'inizio si parlava di una bolla molto temporanea, oggi addirittura la Lagarde fu costretta a chiedere scusa, oggi siamo, insomma, a un anno di distanza più o meno, insomma, i dati sono ancora sconfortanti. Ecco, dicevo, a fronte di una presenza di inflazione, però non so se in un momento in cui c'è necessità di liquidità, di ripresa, di fiducia da parte dell'imprenditoria, è il caso di continuare ad alzare i tassi in questo modo, insomma, e di annunciare, fare annunci anche ancora, forse, che ancora più spaventano i mercati. Tutto sommato, sia l'acquisto del debito pubblico, sia il tema dello spread erano e sono in parte ancora contenuti, e forse con queste modalità si rischia, insomma, di creare uno squilibrio anche in questo senso. Bene, grazie a Marco Snato, Presidente della Commissione Finanze della Camera. Grazie mille.